faccio parlare le mie foto con intelligenza artificiale e GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo veramente una cosa incredibile. Creeremo un personaggio con l'intelligenza artificiale, gli andremo a dare un contesto, lo andremo a migliorare con GIMP e andremo a dargli vita, cioè gli daremo parola. Venite con me, condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download. Ragazzi, video veramente incredibile. Allora, andremo intanto a creare il nostro personaggio. Ok, quindi io mi sono immaginato di avere un canale YouTube che parla dell'Egitto. Quindi ho bisogno di una testimonial che mi racconti le meraviglie di questo paese bellissimo. Quindi andiamo su il nostro Blue Willow, quindi canale Discord, siamo su Chrome, discord.com. Ovviamente, come sapete, Midjourney è il più famoso probabilmente canale Discord nel quale voi potete creare immagini partendo da un testo, ma sta diventando ovviamente a pagamento, quindi se non vi registrate, se non pagate, difficilmente riuscite ad utilizzarlo. Quindi alternativa che vi ho già fatto vedere in un altro video, Blue Willow, quindi andate qua, ovviamente aggiungi un server se non l'avete già aggiunto, uniscite a server, mettete qui Blue Willow, vi lascio un nome qua in basso a sinistra, uniscite al server, ovviamente vi aprirà questo canale che è Blue Willow, dove avete tutte le possibili alternative di stanze rookie, che sono le stanze dove voi andrete a creare dai vostri prompt, cioè dai vostri comandi, l'immagine. Quindi andiamo sull'ultima, rookie 88, che è quella un po' probabilmente più libera, e come avete già visto nell'altro video andremo a dargli delle istruzioni. Io voglio creare un testimonio che sia una regina di un antico Egitto, dell'antico Egitto, che mi spieghi ovviamente, come vi dicevo, le meraviglie, che mi spieghi i contenuti del mio canale. Quindi ovviamente slash, quindi imagine, come abbiamo già visto, imagine prompt, vedete viene in automatico, e qui nel prompt andremo a dargli i comandi. Io ho già ovviamente fatto delle prove, faccio un control V e gli vado a dare questo tipo di comando, cioè fammi un'immagine di una bellissima regina dell'antico Egitto con capelli mori a caschetto e occhi azzurri, alta definizione, primo piano, sguardo verso l'obiettivo, perché ovviamente voglio che parli agli ascoltatori. Quindi clicchiamo su invio, andiamo a vedere cosa ci combina. Qui intanto ovviamente scorrono le immagini dei prompt degli altri utenti, io vado qui dove ovviamente abbiamo i messaggi ricevuti e dove mi apparirà quello che Blue Willow mi crea circa in 10-20 secondi, e andremo a vedere se ci piace, ovviamente, altrimenti possiamo fare delle altre modifiche. Andiamo a vedere cosa ci inventa questa intelligenza artificiale di Blue Willow. Eccola qui ragazzi, vedete che lui ci ha creato questo, andiamo qui a Vai e andiamo a studiare queste quattro immagini, vedete molto 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 interessanti, questa mi potrebbe piacere, faccio un upscaling, come sapete U significa upscaling e V vuol dire altre versioni di questa immagine, quindi voglio andare a fare intanto questa è l'immagine 3, ovviamente upscaling 3 e altre versioni di questa. Andiamo qua e vediamo cosa ci combina, intanto abbiamo l'upscaling, già questo potrebbe andare, già potrebbe piacermi. Ma andiamo a vedere anche le altre alternative di questa immagine, e ce ne crea altre 4. Ed ecco qua che ci ha creato le altre 4 alternative. Andiamo a Vai e direi che sì, vedete, molto molto interessanti, ci ha cambiato più che altro lo sfondo. Allora ragazzi, io ho, per ragione ovviamente di tempo, ho già fatto queste varie prove, e l'immagine che mi è piaciuta di più è questa che adesso vado ad aprire in GIMP. Ed ecco qui che ci ha aperto la foto che ho scaricato precedentemente. Bene, ora dobbiamo andare ovviamente a contestualizzarla, a perfezionarla. Quindi vado a duplicare ovviamente il livello in maniera tale, e rendo invisibile quello sottostante in maniera tale da fare sempre delle modifiche non distruttive. E ora vado a lavorare ovviamente su questo soggetto. La cosa ovviamente da fare principalmente è da scontornare, quindi posso utilizzare ad esempio lo strumento di selezione primo piano, visto che si tratta di un soggetto in primo piano. Ho fatto un video nel quale vi spiego esattamente come funziona lo strumento di selezione primo piano, quindi andiamo a creare la maschera cliccando su invio, vedete, e dopo andiamo a dirgli, vedete, con questo pennello cosa vogliamo che sia selezionato, quindi tutta questa parte proprio nei contorni, in maniera tale che lui selezioni con il suo algoritmo. Facciamo anteprima maschera, vedete che lui ci ha creato già una selezione, anche se non è perfetta, dovremmo andare ovviamente a perfezionarla, così ovviamente vi va a
per rendere tutte le parti che voi andate a dipingere con questo pennello. Ok, perfetto. Poi ovviamente io sono, ragazzi, come vi dico sempre, sono molto veloce, ma in realtà voi dovete essere molto più precisi e fare le cose con più calma. Io per ragioni di tempo ovviamente non sarò così preciso. Facciamo seleziona, andiamo a vedere, vedete che ci ha creato queste parti che non sono corrette. Quindi andiamo ad esempio a togliere questa parte di selezione, quindi andremo sullo strumento di selezione a mano libera e andiamo a cliccare qui, vedete, sottrae dalla selezione corrente, quindi vado a prendere questa parte e la sottraggo, clicco su invio, vedete che me l'ha tolta. Faccio ovviamente un inverti, seleziona inverti, aggiungo tasto destro, aggiungo il canale alfa perché ovviamente è il canale della trasparenza, quindi ora ho selezionato questa parte qui e se io clicco su cancel ovviamente non mi farà vedere niente. Maiuscolo, CTRL maiuscolo A, tolgo la selezione, vedete che mi ha fatto già un ottimo scontornamento, ma devo andare ovviamente a perfezionarlo, quindi prendo lo strumento gomma, vedete ad esempio qui, ops, scusate, lo strumento gomma devo andare ovviamente a cancellare. Tolgo l'antigomma e vado a cancellare le parti che ovviamente non mi interessano. Quindi questa parte qui. Ok, poi come vi dicevo, io faccio le cose ovviamente in maniera pessima. Voi fate le cose ovviamente in maniera molto più precisa di quanto non sia io, quanto non faccia io. Quindi così ovviamente dovete fare uno scontornamento preciso, eccetera. Ok, va bene, direi che più o meno ci siamo. Perfetto, ora dobbiamo andarlo a contestualizzare il nostro soggetto, la nostra Aisha, l'ho chiamata così, la voglio chiamare Aisha. Vado a prendere un'immagine da Pixabay, quindi vado qui sul nostro Chrome, vado su Pixabay, ovviamente il sito dal quale si scaricano foto senza diritti d'autore, vado a scrivere piramidi. Foto che posso scaricare e utilizzare, mi va benissimo questa, la prima, la scarico. E dopo la vado ad aprire ovviamente in GIMP, bella immagine di piramide della piana di Giza. Quindi vado sul mio, io ovviamente l'ho già fatto, vado a fare apri recenti pyramids e vado ad aprire la nostra immagine. Bene, ora vado intanto ad aumentare la superficie di questa foto, quindi faccio un'immagine super dimensione superficie e vado magari a mettergli un 750 nella larghezza. Vedete che qui mi aumenta la larghezza dell'immagine e poi vado a ovviamente sì, direi che così può andare bene e vado a ridimensionare, vedete che mi ha creato questa parte in più e faccio un livello a dimensione immagine, quindi livello a dimensione immagine, vedete questa parte gialla mi si è allargata alla dimensione dell'immagine. Bene, ora devo andare ovviamente a prendere questa immagine, la vado a mettere qui come livello e la vado a mettere qui, vedete. Tolgo un po' l'opacità in maniera tale da vedere il soggetto principale, vado ovviamente a scalare questa immagine delle piramidi, quindi la vado a scalare, posso anche togliere il lucchetto in maniera tale da fare uno scontornamento più personale, diciamo, posso fare così, poi qui ragazzi ovviamente voi dovete andare a mettere lo sfondo come più vi piace, io potrei fare una cosa del genere, magari vediamo come sta. Scala, lo mettiamo sotto, andiamo ad aumentare l'opacità. Sì, dai, ci può stare con la piramide di Cheope, credo che sia questa dietro. Bene, ora ovviamente posso andare a regolare. Intanto, una cosa da fare sicuramente, visto che così vi faccio vedere anche qualche tecnica, è una tecnica del matching colors, ovviamente. Perché? Allora, intanto perché rendiamo più ovviamente amalgamate, fondiamo meglio le due foto in modo da fare sembrare meno un fotomontaggio. Vedete che qui la luce viene probabilmente da questa parte, quindi vedete che qui c'è la parte delle ombre, quindi questa non sarebbe giusta, corretta, perché qui vedete che c'è l'ombra e qui la luce, ma possiamo anche immaginare che qui magari ci sia una lampada che illumina. Quindi, però magari una sorta di matching colors lo farei e quindi vado a fare un tasto destro, un nuovo dal visibile. Ok, con la quale creiamo un livello unico con i due livelli sottostanti, ovviamente. Andiamo a creare un nuovo livello, lo chiamiamo colore e va bene, quindi con riempimento trasparente, quindi ovviamente sarà, se io vado a visualizzare solo questo, spingendo sull'occhiolino, sarà ovviamente solamente trasparente, quindi riclicco sull'occhiolino con maiuscolo, mi fa rivedere tutti i livelli.
E ora vado a fare un matching color, cioè vado qui sul nostro livello visibile in maniera tale che sia ovviamente attivo questo, clicco sul nostro strumento di selezione, scusate, prelievo colore, e qui nella media campione mi va a fare una media campione dei pixel che io vado a selezionare. Prendo una media campione che prenda sia largazza sia la piramide del cielo, quindi bello ampio, direi così, e vedete lo centro qua, e vedete che lui mi crea questo colore qui. Mi crea questo colore che è una media dei pixel che io sono andato a selezionare. Quindi torno sul mio livello colore, prendo, lo dipingo così e dopo vado a fargli una modalità di fusione livello che vi ricordo sono tutte queste e sono che io ho spiegato in un mio video uno per uno ed è la modalità con la quale questo livello, quindi questo colore, si va a matchare, si va a fondere con quello sottostante, il visibile. Quelle che ovviamente si adattano di più a questo tipo di utilizzo sono le ultime, quindi andiamo a vedere, andiamo a provare, ci spostiamo con la rotellina del mouse, vedete il mouse sopra questa modalità, e andiamo a vedere. Di solito quello più adatto è il colore HSL, ok, vedete? Ci ha dato questa tonalità che noi ovviamente dobbiamo andare a ridurre, perché così è troppo forte. Andiamo a ridurla, andiamo a dargli un 30. Vedete come, adesso vi faccio vedere la differenza. Vedete la differenza tra così, magari anche un po' meno, vedete la differenza tra così e così. Vedete come vi ha spalmato questa colorazione sia sulla ragazza che sul livello dietro, in maniera tale che sia molto più fluido il passaggio tra questa immagine del soggetto principale e lo sfondo, ok? Ora andiamo a fare un tasto destro, un nuovo dal visibile, e andiamo a fare le nostre regolazioni, in maniera tale che regoli con questo passaggio di matching color già fatto. Quindi andiamo su colori, curve, andiamo a rendere magari un po' più contrastato, ok, e un po' più definito, quindi filtri, miglioramento, nitidezza, maschera di contrasto, così ovviamente vedete troppo perché era già un'immagine abbastanza definita, andiamo a ridurre. Esatto, direi così, intorno all'1,1 e allo 0,2, può andare bene. Poi ragazzi vado ovviamente veloce. Bene, vado ovviamente a esportare in JPEG, quindi CTRL maiuscolo ed E, oppure faccio un file, esporta, come, e vado a dargli un Aisha Egitto punto JPEG, ok, e vado in esporta, massima qualità, esporta. Molto bene, ora devo andare ovviamente a dare vita, quindi far parlare a Aisha, questo mio personaggio. Quindi torniamo su Chrome. Tornando su Chrome andiamo su questo sito qui, did.com, vedete persone digitali text to video, vi lascio il link qui in vi lascio il nome qui in basso a sinistra. Cosa ci permette di fare? Ci permette di sia utilizzare degli avatar già creati, quindi di far parlare col testo che vogliamo noi, ma sia, cosa esagerata, cosa assurda, mettere la nostra foto e far parlare la nostra foto. Quindi se noi clicchiamo su prova gratuita ci entrerà in questo, ovviamente dopo aver inserito la mail avete ovviamente anche qui dei crediti gratuiti, ogni video sarà un credito o più crediti, e poi ovviamente sarà ovviamente un servizio a pagamento come tutta l'intelligenza artificiale sarà, tranne probabilmente qualche progetto open source come al momento Blue Willow. Quindi andiamo su crea video, andando su crea video vedete che qua io ho già fatto delle prove. Su crea video noi cosa facciamo? Vedete che potete utilizzare vari avatar, andiamo su aggiungi, andando su aggiungi noi andiamo a prendere Aisha Egitto, l'andiamo a caricare ed eccola qui, vedete che ce l'ha creata proprio come abbiamo, proprio la foto che abbiamo creato noi, okay? E ora dobbiamo andare qui di fianco, andare a scrivere il testo che ovviamente vogliamo che Aisha dica, e quindi direi che possiamo dargli un testo di questo genere. Ciao, io sono Aisha, benvenuto nel canale Egitto da Sogno, il mio canale YouTube che parla dell'Egitto e l'ho chiamato Egitto da Sogno. Ti farò conoscere le meraviglie della mia terra.
Punto esclamativo, avete un tot, un massimo, ovviamente una prova di 20 parole. Ciao, io sono Aisha, benvenuto nel canale Egitto da Sogno, ti farò conoscere le meraviglie della mia terra. Mettiamo qui magari un punto esclamativo, qui mettiamo la maiuscola, ok. E ora vedete ragazzi che in basso possiamo selezionare ovviamente la lingua con il quale Aisha parlerà. Ovviamente se io metto inglese sarà con accento, parlerà in italiano con accento inglese, quindi si sentirà ovviamente. Quindi dovremo andare a scrivere lingua italiana e come qui avete varie, no, vedete, avete varie voci sia maschili che femminili, a me piace fiamma e metto fiamma. E ora l'unica cosa da fare è genera video. Andiamo a generare il video. Vedete che lui ci sta, l'intelligenza artificiale, mettiamo creare, l'intelligenza artificiale sta elaborando praticamente questo video in maniera tale da far parlare con il testo che io ho scritto l'immagine che io ho caricato. Quindi andiamo a vedere, nel giro ovviamente di pochissimi secondi, vedete abbiamo generato correttamente il tuo video. Andiamo ragazzi a vedere cosa ci ha creato. Clicchiamo su play. Ciao, io sono Aisha, benvenuto nel canale Egitto da Sogno. Ti farò conoscere le meraviglie della mia terra. Allora ragazzi, vi rendete conto di questa cosa qua? Questa è una cosa assurda, cioè abbiamo dato vita a un personaggio che abbiamo creato noi dal nulla. Pensate solamente a chi fa content creation, quindi a chi crea contenuti online, offline, di qualsiasi tipo. Pensate a caricare vostre foto, far parlare i vostri amici. Pensate la potenzialità di questo tipo di intelligenza artificiale. Voglio andare ovviamente a scaricarlo, quindi lo vado a scaricare, lo vado ad aprire col nostro visualizzatore di Windows e voglio vederlo un'altra volta insieme a voi. Ciao, io sono Aisha, benvenuto nel canale Egitto da Sogno. Ti farò conoscere le meraviglie della mia terra. Ragazzi, è una cosa incredibile. Quindi proprio con la nostra foto, con il nostro sfondo, il nostro personaggio che abbiamo creato, gli possiamo andare a far dire tutto quello che vogliamo. Quindi pensate a video, pensate a contenuti di qualsiasi genere. Ragazzi, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram. Per questo video è tutto. Il mio profilo Instagram è vero underscore underscore academy. Mi raccomando, iscrivetevi perché ne vedrete delle belle nei prossimi mesi. Se vi è piaciuto il video potete commentare, lasciare un like e se volete lasciare un super grazie, ovviamente vi sarò molto grato e vi citerò nel prossimo video. Noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.